Il caldo non ha fermato il giro per il primo giorno dei saldi? No, non l'ha fermato soprattutto per il nipote che è sotto maturità e che mi ha dato l'incarico di cercargli un paio di pantaloni e quindi mi sono sacrificata, ma comunque per i saldi si affronta qualsiasi meteo. Il nipote è solo una scusa, ha fatto un giro anche per lei? Ma certamente, infatti ho comprato per me e non ho comprato invece per il nipote perché purtroppo non ho trovato la cosa che cercava. Mezza giornata magari, però dedichiamo al saldo. Che cosa avete acquistato? Scarpe. Scarpe estive chiaramente. Questo periodo va bene, saldi, oggi mi sono i saldi. Questo è il primo anno post-Covid senza restrizioni. Come sono questi saldi di questa rinascita? Chiamiamola? Buoni. Beh, veramente soddisfacenti. Le premesse sì. Ci sono tutte, le premesse. Poi staremo a vedere. Speriamo che il governo ci dia una mano tutto qua. Ho trovato tantissimi saldi, effettivamente il caldo non ha fermato questi saldi, per nostra fortuna che siamo venuti da turisti, diciamo, a fare un po' di shopping qua nelle strade bellissime della nostra Roma. E non mi aspettavo, c'è tantissima gente, noi questo Covid purtroppo abbiamo visto delle strade deserte, invece sembra di rivivere un po' un passo nel passato. Diciamo un po' più spensierati perché effettivamente vedi proprio la folla, l'affollamento, cosa che in questi due anni purtroppo non c'è stato, anche se diciamo ci sono stati questi aumenti dei costi nonostante tutto. Questo è il primo anno senza restrizioni post-Covid, quindi i saldi proprio visti a pieno a 360 gradi, come la vede? Ma la vedo da una parte una ripresa ottima perché il paese ne ha bisogno, il mondo ne ha bisogno, dall'altro forse mi permetto di dire una sfrenata voglia di consumismo che non credo che ci porterà a una felicità maggiore. Sarebbe bene unire l'esperienza che abbiamo fatto alla vita di sempre, però io sono stata la prima a usufruirne, quindi da che pulpito? Come sono questi saldi? Ma sempre interessanti, comunque è divertente cercare, pensare di fare un affare, magari anche se non lo si fa realmente, è un momento per sé che si gode completamente.